Salve a tutti cari visualizzatori e visualizzatrici, sono qui con il buon Cannibal per raccontarvi un pochino l'esperienza post-concerto che abbiamo fatto al Colony. Esattamente poche ore fa. Siamo andati per vedere i The Faceless. Allora, è stata un'esperienza pagante a dire poco. La performance era quella che mi aspettavo, ovvero una grande tecnica, non una presenza scenica incredibile, ma in un gruppo tech death non si va a ricercare quella, si va più che altro a vedere l'esecuzione tecnica dei componenti, che è stata comunque eccelsa. No, assolutamente, la precisione comunque che hanno avuto. Un grande applauso anche ai fonici che sono riusciti a rendere udibili tutti gli strumenti in modo equilibrato e senza dar troppo a uno o all'altro. Nonostante ci fosse gente che si è lamentata dei volumi gestiti male, soprattutto della chitarra di Michael Keane. Uno è Keane, l'altro è Keane. E faccio No, confusione tra i si lamentava di Chini, non di Kin. Esatto. due. Allora ha fatto confusione pure loro. Vabbè, e siamo qua per far... Ti stai zitto. E siamo qua per farvi vedere anche i nostri acquisti che sono stati... Tanti, facciamo un mora cinese per chi inizia per primo. Sasso, carta, Carta, forbice. forbice. Sasso, Sasso, carta, carta, forbice. forbice. Buono, fatto io. Devo Intrattieni spara questo. mentre sto scattando la bomba. Tanto non ha tutto tagliato. È bello della diretta. Sì, Con cazzo. calma, perché la roba è fragile. Partiamo da, ovviamente, non potevamo non partire con In Becoming a Ghost dei Faceless, tra l'altro con tutti gli autografi dei componenti. L'ho preso a scatola chiusa, cioè eravamo nel bel mezzo del concerto, io mi sono staccato, sono andato al banchetto e mi sono preso. Io non sapevo nulla di questo disco. Poi in ordine alfabetico mi sono messi così, mentre non avevo un cazzo da fare. The Lucid Collective degli Aspire, che cercavo da un sacco di tempo. Questo di Batiushka, che non so come si pronunci. Liturgia. Liturgia. La trilogia 777, i Brutus Nord non si infamano. Sects, Cosmosophy e The De The Sanctification. Sanctification. Grazie. Misantropo senso unico dei Crippled Bastards. Exhibit B, The Human Condition degli Exodus, che cercavo da una vita. E Bravo. ho trovato. Engram of Decline dei Fractal Universe, che non ho preso quanto tempo fa, l'anno scorso. Sì, l'anno Sì, scorso. esatto. Ci ho messo un po' a cambiare idea. Colored Sense dei Gorgaz e Anarita degli Horrendous. Anche questo cercavo da un bel po' e l'ho trovato per puro culo. Vado con i miei, anch'io in Becoming a Ghost con tutti gli autografi. Poi mi sono fatto autografare anche Autotheism e Planetary Duality. Poi ho preso, grazie a lui, la Limited Edition di The Hall of the Law degli Ananna Track. Grazie a lui, poi si è lamentato che è rimasto con pochi soldi, eh. Sì, infatti. Poi ho preso Archaeon dei Mitochondrion, sono una band molto figa se vi piacciono i Portal, ascoltateli. Advenience, sì. Sì. Advenience degli Ideus Divinity, Facite Maledicti e Mannaggia Sorreta, come cazzo si chiama, dei Death Spell Omega. Fas ite maledicti in ignem aeternum. Non mi ricordo più il latino. 5 anni della mia vita sprecati per quella lingua del cazzo. Poi Species of War dei Rotten Sound, Doombringer Bella bomba. dei Nasum. Poi Altra bomba. ho preso Relentless Mutation degli Aspyr, il secondo capitolo dei Magruder Grind, che non ha un nome specifico, ma Dovrebbe essere semplicemente due. semplicemente due il nome. Ma io l'ho trovato sempre così in giro, proprio due. Poi ho preso Questo è quello per cui rosico di più. Frozen Corpse Stuffed with Dope degli Agoraphobic Nosebleed, Alice Empty and All the Devils Are Here degli Ananna Track, Humanure dei Cattle Decapitation. Io secondo me l'artwork di Humanure è geniale. Mettiamo in bella vista Noi non ce ne davanti. frega un cazzo della censura di YouTube, ne faccia vedere tutta Sì, integrale. tanto che cazzo vuoi monetizzare di questa merda? Siamo due Poi poveracci.
Poi cioè, mi hanno regalato questo disco che non ho idea di chi siano perché è illeggibile veramente. Engulf forse si chiamano. Boh. Sì. Vabbè. Che sono un gruppo death metal che promuovevano dove ho comprato praticamente la maggior parte di questi dischi. E per concludere, Plead is Dust dei Gorgaz. Bene, noi vi lasciamo con il video di Create, la prima traccia della suite di Autotheism che io ho registrato. E non vi lasciamo con il video di Prison Born, perché cos'è che hai fatto tutto il tempo? Ho rotto i coglioni al cantante perché volevo sentire Prison E ha Born. Vai. chiuso Le con Xenocry. scelte, le recensioni e tutto. Noi vi rimandiamo come sempre al prossimo video. Però prima di chiudere vi faccio vedere che cazzo è successo di qua. È crollato il mondo. Cioè questo coso si è schiantato per terra. Totalmente nel nulla.